Riprendiamo pausa a caffè sempre dal Modà di Salvo Figura e ci troviamo con questo ospite veramente eccezionale, un ospite che ci ha raccontato parte della sua vita e lo farà ancora anche durante questa seconda porzione di trasmissione. È Floriana Greco, che è un'insegnante di ballo e coreografa. Intanto è arrivato il caffè, è buono questo caffè? Buonissimo. Non potresti dire diversamente, anche perché lo hai bevuto subito, avidamente. Quanti caffè al giorno, Floriana? Devo dirlo? Non... Però non seguite il suo esempio. Però le mie allieve che mi ascoltano, ma un 2-3 all'incirca, non sono poi così tanti. Io pensavo 7-8, come è capitato di ascoltare anche con altri ospiti. Non esageriamo. Senti, ci eravamo lasciati prima con una domanda. Danza accademica e danza moderna possono comunicare tra loro? Certo che sì, certo che possono comunicare. La chiamerei più un po'... Infatti esiste per questo la danza neoclassica, no? Proprio perché è dato anche dall'incontro di questi stili. E poi la danza classica apre le porte a tutte le discipline, quindi l'importante è che quella è la numero uno. Esatto, l'hai ribadito questo concetto? Sempre. Perché non si può affrontare un altro tipo di ballo se non si comincia con la danza classica. Esatto. È la base di tutto. È fondamentale. Senti, spiegaci cosa deve assolutamente possedere una persona per intraprendere seriamente però la carriera di ballerina. Allora, prima delle doti, no? Perché magari una pensa alla danza classica, la prima cosa che viene in mente ai ballerini sono le doti, no? Il collo del piede, le gambe a sciabola, giusto fisico, no? Ma prima di tutto io metto sempre, tra virgolette, la testa, spiego anche perché. La testa, perché se non c'è la voglia di imparare qui dentro non si va da nessuna parte. Ci sono ballerine dotate, possono avere dei colli dei piedi stratosferici, ma se non si ha la testa, la voglia di imparare, l'assiduità, l'essere sempre presente in sala, ascoltare l'insegnante, farne di ciò che lei spiega il proprio, non si va da nessuna parte. Floriana, nell'immaginario collettivo si pensa sempre alle ballerine o anche ai ballerini come delle prime donne capricciose, ma è proprio così? Vogliamo sfatare questa leggenda? Certo che la sfatiamo, è normale, chi fa danza classica vuole un po' per il portamento, no, che ti chiede, spalle in su, all'impatto uno può sembrare anche un po' così, no? Può suscitare non tanta simpatia, ma in realtà non è così. E poi io lo dico sempre, l'ho detto anche in un'intervista passata da voi, alla base di tutto è quello che sempre dico, non dimenticherò mai di farle ai miei allievi, ci sta sempre l'umiltà, perché l'umiltà è quella cosa che ti fa veramente andare avanti, sempre, soprattutto in questo ambito tanto competitivo, perché la danza classica, ecco, tutti gli ambiti sono competizione, questa in particolare, ma non è vero, l'apparenza inganna, quando l'apparenza inganna è così. Senti, tu hai l'occhio abbastanza clinico per giudicare un ragazzo o una ragazza che si avvicina alla tua scuola, sei tu che indirizzi, se c'è un ragazzo che vuole intraprendere un tipo di ballo e tu pensi che abbia delle caratteristiche diverse, tu lo consigli? Certamente. Sei severa in questo oppure lo assecondi? Certamente, certamente è normale che magari a volte vengono delle bambine che dicono maestra, a me non piace la danza classica, allora non è lì ad un certo punto, quando sono soprattutto così piccole non si può tanto premere, no? Oppure stressarle più di tanto, e allora però sì, se non si è portati bisogna dirlo, ne vale anche sia per me, ma anche per l'allievo. Senti, ma quali sono i tuoi progetti professionali futuri? Allora, i miei progetti professionali futuri, legati ovviamente alla scuola di danza, quello di portare i ragazzi più in alto possibile, concorsi. Dico sempre che lo scopo della danza non è il saggio è soltanto una dimostrazione di quello che si è fatto durante l'anno accademico. Portarli in alto, io intendo raccogliere nel nostro piccolo quelle grandi soddisfazioni, concorsi o perché no anche dei provini, delle scuole importanti. Senti, ci stiamo avvicinando alla conclusione del programma, però mi resta da porti una domanda.
con una promessa: tornerai a trovarci. Certo, sicuramente. Perché sei molto solare, così arrivi. Grazie. Hai la grinta, la determinazione e sono degli elementi indispensabili per una brava artista come te. Grazie a voi. Senti, l'ultima domanda è questa: quale consiglio dare ai giovani per non sbagliare scuola e seguire un percorso corretto? Allora, diffidare sempre dalle imitazioni, in che senso? Le insegnanti, quelle magari che... Io non parlo mai male dei miei colleghi. No, ma qua non si tratta di parlare male. Però, cioè, si... magari quando una mamma, no, porta la propria figlia a scuola di danza, ovviamente il pubblico è profano, no? Non conosce, c'è magari chi non conosce perché non ha una base alle spalle. Si nota subito, soprattutto anche durante i saggi, vedere l'insieme, vedere... Non è poi così complicato notare la preparazione o no dell'insegnante, nel modo di porsi, nel modo di atteggiarsi con i bambini, nel modo di dire: mamma, io mi sono divertita, mamma... Cioè, si capisce, penso che una madre lo capisce se una figlia è soddisfatta del lavoro che la propria insegnante fa oppure no. Ma tu queste doti ce le hai perché hai studiato o perché proprio sono innate in te? Ma diciamo che... Perché sei anche una brava psicologa. Infatti, hai toccato un tasto molto importante. L'insegnante, soprattutto quando lavora con dei bambini molto piccoli, deve anche un po' essere psicologa, no? Perché deve capire l'intenzione anche del bambino, no? Farlo uscire fuori magari il suo fare. Come si fa? Anche con l'improvvisazione. Io faccio fare sempre l'improvvisazione ai miei bambini, ai miei allievi, no? Anche per capire fino a quando si possono spingere, quello che possono fare. Insomma, un po' bisogna anche entrare nella loro psiche e cercare di estrapolare. Insomma, ciò che hanno dentro. Perfetto. Facciamo del nostro meglio. Perfetto, grazie. Grazie. Ripeto, a voi. Complimenti per la tua scuola. Ricordiamo questa scuola che si trova a Pachino in via Abramo Lincoln, il nuovo Lago dei Cigni. Il civico è il 172. Grazie a Floriana Greco, grazie anche a tutti voi amici telespettatori. Appuntamento per una nuova puntata di Pausa Caffè. Arrivederci.